Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi leggeremo dei segreti strani riguardanti i viaggi e Sanremo. Non mi dilungo oltre e buona visione. Uomo di 28 anni, sono quello della morte. Vi porto un nuovo tema. Ibernazione. Sarà assurdo, ma spesso ci penso, mi chiedo, se si potesse essere ibernati come vorresti usare questa tecnica? Io mi farei portare ogni volta avanti di 100 anni, vivrei qualche anno e poi di nuovo 100 anni avanti, per conoscere più epoche. Penso sia meno surreale dei viaggi nel tempo. Affronto la morte sperando che la scienza prevenga. Se fosse per me, farei come te. C'è un che di profondo nelle tue parole. Alla fin fine il desiderio di vedere il futuro è uguale per ogni umano, solo che per me è diverso, poiché mi piace la mia vita attuale, nonostante tutte le avversità. La morte mi spaventa, ma ormai possiamo solo sperare come dici tu. Donna di 20 anni. Solo 2 ore fa avevo un sonno della Madonna, mi addormento e mi sveglio ora a caso. Non riesco più a dormire cazzo e domani mattina devo fare un viaggio di 4 ore. Che odio. Anche a me capita, quanto vorrei dormire cazzo, ogni giorno devo uscire. Vabbè, riposiamo finché possiamo. Donna di 19 anni. Voi fareste 4 ore di viaggio ogni giorno per andare / tornare tra casa e università? Si tratta di prendere 2 bus, treno, tram e infine 1 km a piedi ogni giorno. No. Donna di 20 anni. Viaggio sempre con mia sorella e ogni volta paga sempre lei la maggior parte del viaggio. Vorrei ricambiare in qualche modo e volevo regalarle un viaggio l'anno prossimo, pensavo a New York. So che costa, ma lei fa molto per me. Il problema è che non so quando avrà le ferie e non posso prenotare a caso, prima che non le lasciano i giorni liberi. Non so come fare. Purtroppo non posso aiutarti, posso solo darti un consiglio, cioè di dirglielo in modo indiretto. Alla fin fine puoi inventarti una scusa cazzo e funzionerà. Uomo di 19 anni. Quando viaggio in treno, per passare il tempo, analizzo le persone nel vagone, dove sono e cerco di capire dal loro atteggiamento più cose possibili sulla loro personalità, sulla loro vita eccetera. Lo so, sono strano. No, non sei strano, semplicemente hai una mente analitica, potrebbe tornarti utile nella vita. Uomo di 42 anni. Gli italiani votano per Sanremo, un ammasso di pagliacci che fanno rumore, sprecando soldi che potrebbero utilizzare per sistemarsi le strade. Manco avessero partecipato ai Modern Talking. Lì avrei potuto capire il senso. Sarei stato il primo a votare. A parte che non credo che tu abbia 42 anni, già da come parli usando pure l'emoji. Secondo, se per caso hai quella età, hai una mentalità boomer, perché? Perché nemmeno a me piace Sanremo, però non lo vado cagando, rispetto a te che ci hai fatto pure un post di hate su In Segreto. Donna di 20 anni. Stavo guardando Sanremo con un mio amico, lui non ha mai nascosto di essere innamorato di me. Nel letto lui era appoggiato sulla mia pancia. Stavamo parlando di un cantante e dal nulla mi chiede un bacio, me lo dai? Si è avvicinato, è successo e si è rimesso a guardare il programma. È stato solo un bacio a stampo, ma non ne avevo mai dati prima. Sono confusa. Non ho capito come è avvenuto il tutto, ma vabbè, Gigi, se vi siete messi insieme. Uomo di 34 anni. Allora una volta Sanremo era il festival della musica, quella che aveva melodia, senso e ritmo. Detto da uno che piace FedEx e J-Ax, e poi vedi cantare tipi come Blanco e Rosa Chemical le cui canzoni non hanno senso o ritmo, sono un pasticcio di parole buttate lì che provano a fare una frittata ascoltabile ma orrida spazzatura. La penso come te, però se volevi aprire un discorso al riguardo, potevi studiarti un po' sulla musica moderna, ormai è tutta così, come dicono i giovani in altro po', o trap o rap o nulla. Per fortuna a me piacciono altri tipi di musica. Donna di 26 anni. Essendo che questa è l'ultima serata del Festival di Sanremo, volevo chiedervi la vostra opinione riguardo alla reazione assurda che ha avuto Blanco. Secondo me la cipolla. Comunque, a parte gli scherzi, non ha senso quello che ha fatto, ha solo sprecato quei poveri fiori. Bene ragazzi, abbiamo raggiunto la fine del nostro viaggio di Sanremo, ora possiamo andare in brace, ci vediamo alla prossima, ciao!